Se lei dice che io potrei aver convenienza partitica e personale a far saltare il governo, andare all'incasso, magari qualche giornalista e qualche analista lo può pensare, io no. Qui si sta provando ad utilizzare qualsiasi risultato elettorale, anche quello del comune più piccolo d'Italia, per dire che deve cadere il governo. Io non volevo neanche intervenire sui risultati della Basilicata, però non ci sto. Basilicata è stanca di Cristo che si fermano ai voli. Per carità, un bel libro. Però vorrei vedere i romani se Carlo Levi avesse scritto Cristo si è fermato a Orte. Comunque la Basilicata esiste. Esiste. È un po' come il concetto di Dio. Ci credi o non ci credi? La Basilicata esiste e oggi lotta insieme al centrodestra. Io credo nella Basilicata. Una grande Basilicata, una Basilicata che estende i suoi confini fino a Foggia, fino a Salerno. Vito Pardi, centrodestra, 41,19%. Carlo Trerotolo di centrosinistra, 33%. Antonio Mattia, Movimento 5 Stelle, 20,7%. Valerio Tramutoli, Basilicata possibile alle liste civiche, 4,5%. Noi siamo contenti di questo risultato. È un risultato che, come anche l'analisi dell'Istituto Cattaneo certifica, testimonia un radicamento sul territorio della Basilicata, testimonia che il Movimento 5 Stelle c'è, che non esiste nessuna strada verso il bipolarismo in Italia. La novità è che l'alternativa al centrodestra è tornata ad essere un nuovo centrosinistra. Ieri ho avuto un attimo di flash, mi sembrava di essere ritornato bambino quando vedevo, dopo le elezioni in bianco e nero, che comparivano Nicolazzi, Partito Socialdemocratico, tutti dicevano che avevano vinto, no? Relativamente sì. Rispetto al confronto con le amministrative di 6 anni fa si può notare un incremento dello 0,1, quindi hanno vinto tutti, siamo contenti. Il risultato delle elezioni in Basilicata come lo vede? Bicchiere mezzo pieno come Di Maio, siamo il primo partito, bicchiere mezzo vuoto, avete perso 6 voti su 10 mi pare in Basilicata. Completamente pieno, anche perché questa leggenda dell'abbiamo perso quando alle scorse amministrative avevamo preso il 9 e adesso abbiamo preso il 20, la mia lettura è che noi abbiamo raddoppiato il nostro consenso in Basilicata. Vista dalla pagina Luigi Di Maio che facesse cosa è Mamma ho perso li voti, remake del famoso film americano con Macaulay Culkin e Joe Pesci. Nei panni di Macaulay Culkin c'è Luigi Di Maio, dietro di lui nei panni di Joe Pesci c'è Berlusconi e poi accanto ancora Salvini, una commedia ambientata in Puglia a Matera. È arrivato il generale Bardi, no, si è collegato con noi. Salve, ha perso l'auricolare. Allora, complimenti, in bocca al lupo, presidente. La farete esatto. Questa grande festa con Berlusconi, Salvini, Meloni? Li ha già invitati in Basilicata? Ma io penso proprio di sì. Sicuramente è giusto festeggiare. L'unica cosa viva che c'è è non Forza Italia, il centrodestra. Il centrodestra, tutti, in tutti i sondaggi e in tutte le votazioni locali, è ampiamente la prima forza politica sopra il 40%. Bisogna vedere fino a quando Salvini converrà a stare lì, perché oggi ha detto che il centrodestra è una formula politica morta, ma secondo me sta mentendo a se stesso e soprattutto agli italiani. A Salvini quanto tempo li regge questo gioco di vincere le regioni, forse adesso anche le europee, insomma fare le elezioni quelle importanti col centrodestra e poi dopo invece al governo rimanere con i 5 Stelle? No, io penso che Salvini stia ancora con il Movimento 5 Stelle perché non c'è un'alternativa al momento. Basilicata, che ne sai, la vista mai, Basilicata di somma mai, nata Basilicata. Marta Coltravaglia, a questo punto quanto dura l'alleanza di governo? Non lo so. A un certo punto nella tua trasmissione arriva l'angolo dell'oroscopo e dobbiamo fare le previsioni. Io non ne ho idea di quanto duri. Settima vittoria a 0 contro la sinistra. Detto questo, non sto qua a festeggiare o a stappare. Il Movimento 5 Stelle qui ha battuto anche la Lega. Il mio orizzonte dura 4 anni e 3 mesi. Ogni volta che il Movimento porta a casa un risultato c'è un graffio da mettere. Ma questo equilibrismo di stare tutti uniti nelle regioni e a Roma divisi e fare un governo con 5 Stelle, per quanto vi riuscirà secondo lei di tenerlo in piedi? Noi comunque a Roma abbiamo un contratto.
Matteo Salvini è fatto così, tutto comprende, tutto sopporta e ingloba, soprattutto i voti degli alleati. Quasi il 30% degli elettori lucani conquistati dalla Lega domenica scorsa, per dire, avevano votato 5 Stelle alle politiche. E finché lui a vincere si capisce che non porti rancore, né a Berlusconi, a cui ha lasciato la scelta del candidato in Basilicata, né a Di Maio, per il quale anzi, nonostante tutto, trova ancora parole di conforto. Se fossi Luigi Di Maio non mi preoccuperei. È come una coppia in cui c'è uno dei due che regolarmente dice: io sto, il mio matrimonio è una meraviglia, però esce, c'ha una bella amante, anzi due, perché c'ha Fratelli d'Italia e Forza Italia, regolarmente posta le bellissime avventure che hanno, perché ne stanno vincendo una dopo l'altra, il centrodestra, ma la moglie continua a dire: ah, per me va benissimo, per me va benissimo. Senti moglie, quindi Di Maio, fuori di metafora, se per te va benissimo, d'accordo, ma sei sicuro che vada benissimo? Un ipotetico colloquio sui rapporti all'interno della maggioranza tra, scusate, Salvini e Di Maio ai banchi del governo in Parlamento, un Di Maio piuttosto scuro, Salvini più interlocutorio, ma se posso sapere che t'ho fatto. Niente, niente, lascia sta. Solo amici e poi uno dice un noi. C'era una volta una coppia che si giurava amore eterno. Ci fidiamo ciecamente l'uno dell'altro. Non sono mai andato d'accordo con un collega in politica come con Luigi Di Maio. Oggi quella coppia c'è ancora, ma forse le cose non vanno più bene come un tempo. Se dipende da Matteo Salvini, questo governo va avanti fino a che non esaurisce punto per punto il contratto di governo. L'aveva detto pochi mesi fa e la crisi sembrava rientrata. Sabato Salvini l'ha ripetuto a Cernobbio: se dipende da me, le cose vanno avanti. Quella fase introduttiva ha tutto l'aspetto di una dichiarazione di guerra al Movimento 5 Stelle. Gianluca Carofiglio, qual è il quadro nazionale dal suo punto di vista? Su quanto tempo abbiamo? Beh, insomma, veda lei. No, ma no, sono disponibile. Se c'è una crisi dei 5 Stelle o no dal suo punto di vista. Vabbè, questo è innegabile, ma anche questo non è un argomento particolarmente affascinante. Era la cosa che si poteva prevedere. Si sono uniti a un soggetto collettivo che è l'unico partito realmente munito di una struttura e di un expertise politico che è la Lega. È ovvio che sono stati fagocitati. Salvini fa il suo lavoro, lo fa anche bene, anzi molto bene. E la sinistra l'ha fatto molto molto meno bene ultimamente, adesso vediamo con Zingaretti se riuscirà un po' a recuperare. Sono di quei 5 Stelle che si barcamenano, non hanno, io devo dire in questi anni ho tanti amici, compagni, colleghi che hanno, alcuni pubblicamente hanno votato i 5 Stelle perché era, sembrava una rivoluzione, una novità. In realtà non so se è un bene o un male, ma bisogna tornare, devono decidere loro da che parte stare. Sta prendendo troppo sul serio dall'altra parte. No, richieste di chiarimento. Allora, non il capo in bilico, sotto il 20% alle europee, la leadership è a rischio. Ancora, fatemene vedere un po', andiamo veloci. Grillo furioso contro Luigi, troppo subalterno alla Lega, ancora. Ma i grillini si spaccano sul leader, paragone, non possiamo fare a meno di Di Battista, è cazzuto. Molti giornali e molti colleghi continuano a insinuare questo fatto che Di Maio è in difficoltà e non vedono l'ora che questa cosa accada. Però io che vivo il movimento dall'interno, vi devo assicurare e vi devo garantire che la leadership di Di Maio in questo momento è molto salda. Il consenso all'interno del movimento è altissimo nei confronti di Luigi Di Maio. Quindi questi uccelli del malaugurio che continuano a dire Di Maio è in difficoltà, è in crisi, scricchiola, eccetera, non sono vere queste notizie. Conosco tanti amici che hanno votato per i 5 Stelle, ho conosciuto anche persone che lavorano e hanno incarichi anche di amministrative, di amministrazione. Sono ragazzi che secondo me però il problema è che siamo, però pure loro è un'espressione molto romana per dire, no, nel senso che però pure loro il fatto di darsi la zappa sui piedi, vedo che c'è un bel talento, insomma. Onorevole Meloni, lei ha detto che i 5 Stelle sono morti. A me è stato chiesto se ritengo che i 5 Stelle possano risalire, diciamo, rispetto alla loro deflazione. Io ho detto che secondo me no. Perché? Perché il problema che ha il Movimento 5 Stelle è l'assenza di una identità di fondo. Lei non vede un cambiamento di clima? No, un cambiamento di clima poi riferito a cosa? A voi, a come siete percepiti all'elettorato? È come un po' se fosse passato... I nostri elettori sono molto esigenti e molto informati. Stanno guardando quello che stiamo facendo, su alcune cose sono d'accordo, su alcune cose lo sono di meno. Io credo che stiano aspettando di vedere i risultati di tutte le azioni che abbiamo messo in campo. Questo governo sta insieme e probabilmente starà insieme ancora per qualche mese, non lo so.
Semplicemente perché all'orizzonte non si vede alcun tipo di alternativa, almeno fino a quando Zingaretti non svelerà l'arcano. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? La Basilicata conferma che l'alternativa al centrodestra a Salvini siamo noi. Che ci sia un bipolarismo in Italia è una pia illusione. Il Partito Democratico ha nascosto il simbolo dietro una sigletta e poi si è alleato con altre sigle genericamente progressiste, ma questo non è il Partito Democratico. Il Partito Democratico ha preso il 7-8%. Zingaretti ieri ha detto che le elezioni dimostrano che noi l'alternativa alla Lega siamo noi, col 7,7%. Non è il dato nazionale, secondo i sondaggi è 20-21%. Il sondaggio del nostro telegiornale fotografa una lieve flessione della Lega, che resta comunque il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, mentre i 5 Stelle sorpassano il PD, riguadagnando 3 punti decimali. Dato che il centrodestra è vicino al 50%, Zingaretti prima o poi dovrà spiegarci dove prende quel 30% che gli manca per fare 50. Anche quando il PD si vanta ed esulta per aver raggiunto il 30% delle regionali per essere arrivato secondo, è un qualcosa che dovrebbe far riflettere non soltanto perché non si esulta per arrivare secondi, ma perché al PD manca un grande alleato che lo possa far diventare competitivo. Da quando mi ricordo io, stavamo in primissima Repubblica ancora, io ho sempre votato un partito che ha cambiato nome diverse volte, ho sempre perso, quasi. Tranne, tranne pochi. Quali sono i cavalli di battaglia del PD? E se invece di parlare di reddito di cittadinanza vogliono costituire un fondo da 90 milioni tagliando alla sanità, o se invece vogliono aumentare, no, no. E se invece vogliono aumentare gli stipendi dei parlamentari a 19.000 euro al mese, di cui una parte senza tassazione, come possono permettersi di guardare in faccia le persone che sono in difficoltà e dire io mi alzo lo stipendio e tu non hai diritto al reddito di cittadinanza? Purtroppo io ho sempre assistito al tafazzismo della sinistra, che ha una capacità enorme di darsi la zappa sui piedi. Tafazzi era quel personaggio fatto da Giacomo, di Aldo Giovanni Giacomo, che si dava le martellate lì dove non fa freddo. La sinistra che si è ingessata sullo ius soli è destinata a sgretolarsi in modo notevole. Intanto la paura è diventata una parolaccia a sinistra, e parlare di paura vuol dire cercare di eccitare dei bassi sentimenti nella popolazione che poi sfociano verso soluzioni demagogiche e autoritarie. Investire nella sicurezza, investire nelle forze dell'ordine, di nuovo è una cosa sospettata di essere di destra. Non è così, non deve essere così. Vittorio, la Basilicata esiste, ma voi ve la siete filata poco oggi sulla prima pagina di Libero. No, il motivo è un altro, è che noi la domenica chiudiamo alle 8 di sera, quindi era impossibile dare dei risultati che non c'erano. Quindi lo vedremo oggi, chi se ne frega. Poi la Basilicata, non è la Cina. Giovedì 21 marzo, ore 18:30, il presidente cinese Xi Jinping e la moglie Peng Yuan atterrano a Fiumicino, una delegazione di 200 persone, al seguito, per 3 giorni, anche 3.500 uomini tra forze dell'ordine e servizi segreti italiani e cinesi. Presidente, è andato tutto bene. Come così? Ci racconti. Io sono venuto in Italia con mia moglie, che è una cantante. In Cina la chiamano Olietta Belti. Finché la barca va all'andare, tu non le mare. Presidente, bravissimo, ma non possiamo farla tutta. Si mettono insieme, lei smette di essere in prima fila e diventa la moglie del presidente. L'ha visto da vicino questo presidente?
Sì, l'ho visto da vicino, ho parlato con alcune persone della sua delegazione, ero seduta a tavola. Che impressione ha fatto questo uomo così importante? Credo che sia un momento storico per l'Italia. Ringrazio la sindaca Raggi per aver tolto l'immondizia dalla strada, tranquillizzo i romani, da domani l'immondizia sarà rimessa tutta al suo posto in strada. L'auto del presidente cinese arriva con i corazzieri a cavallo dall'ingresso principale del Quirinale, mentre la bandiera rossa spetta in alto sul colle. Al presidente della Repubblica Popolare Cinese! Ho avuto un'accoglienza meravigliosa, lasciatemi ringraziare le migliaia di poliziotti che a Roma si sono buttati dentro le buche per non farmi rovinare i cerchioni della mia auto. Nel viaggio italiano a Xi Jinping non facciamo mancare nulla. Dopo la visita guidata dei palazzi c'è anche l'album dei ricordi più belli regalato dal presidente. È stato un bel momento. E a chiudere la giornata la cena di gala e il concerto di Andrea Bocelli. Io sono il primo sostenitore della necessità di accordi commerciali con la Cina. Ecco, un paese esportatore come l'Italia deve avere accordi commerciali. Sì. Ma ci sarà una motivazione per cui oggi chi fa successo nelle relazioni commerciali con la Cina è chi non sottoscrive il memorandum? Per cui il memorandum è l'alternativa al successo commerciale. Il nostro ministro Luigi Di Maio, il vice premier, è riuscito a fare qualcosa di storico, ossia finalmente le nostre merci saranno esportate anche in Cina. Ministro degli Affari Esteri Wang Yi. Ho Lifeng. Zhongshan. Solo gli accordi firmati qui oggi in sostanza hanno un valore di 2,5 miliardi di euro, un potenziale di 20, e poi ci sono tutti gli accordi istituzionali. Io sono contento che sia il presidente cinese in visita in Italia, perché più mercati si aprono per le nostre imprese meglio è, a parità di condizioni. Non mi si dica che la Cina è un paese dove vige il libero mercato. Il solo fatto che il presidente Xi Jinping e in Italia ha già alzato il livello di attenzione delle aziende cinesi presso l'Italia. Quindi l'Italia adesso è già al centro dei media cinesi, perché ovviamente la notizia viene riportata e tutti in Cina si cominciano a chiedere cosa c'è in Italia, quali sono le opportunità, il cibo italiano. Abbiamo già esempi, faccio proprio aneddoticamente, di agenzie di viaggio che stanno promuovendo viaggi in Italia proprio dicendo l'Italia è il paese della via della seta, proprio cavalcando questa onda mediatica. Intorno al 2008-2009 i nostri produttori di arance della Sicilia e della Calabria lasciarono marcire le arance sugli alberi. Sì, sì, una grossa polemica. Assolutamente, certo. Perché non c'era sostanzialmente per loro convenienza nel adesso vendere Alibaba, queste arance. Adesso Alibaba, no, prende tutto. Io dico, sfruttiamo queste in teoria strade. Dovrebbe essere così. Si parla di 2 miliardi sicuri, addirittura in prospettiva potrebbe essere un accordo che potrebbe arrivare ai 20 miliardi. È una delle cose che si è detta proprio nei giorni della firma del memorandum è stato no, le arance, l'agroalimentare, le arance italiane, rappresentate le arance che vanno in Cina grazie a un gigante, a un colosso come Alibaba per esempio, no? L'altro giorno Macron ha firmato 30 miliardi con la Cina. Ma possiamo vendere qualcosa di più sostanzioso anche noi ai cinesi allora o no? Allora no, mettiamoci, mettiamoci d'accordo però, perché prima Macron ci fa le pulci perché dice che non va bene l'accordo, dopodiché fa un accordo per 30 miliardi. Quindi è sicuramente ottimo l'accordo di Macron, noi stiamo andando in quella direzione. Ottimo per loro ovviamente. Starà all'Italia a tutelare la sicurezza e la proprietà intellettuale, ha dichiarato il presidente della Repubblica Mattarella, sottolineando però in un'intervista vista da alcuni media cinesi la necessità di incrementare gli investimenti sostenibili in infrastrutture e l'importanza della visita di Xi Jinping. L'interscambio consistente e crescente, le relazioni tra le nostre imprese, gli investimenti reciproci sono conferma della fiducia sulla quale poggiano i nostri rapporti. Io sono strafelice che si immaginino maggiori esportazioni italiane. Sì. Però vorrei solo segnalare che se noi, come dire, ci entusiasmiamo per le arance, e io per primo lo faccio con grande piacere, la Cina dall'altra parte lavora in Europa e anche in Italia sulle tecnologie del 5G. Sì. Se noi stiamo a immaginare di vendere più arance in Cina, ed è una buona cosa per chi produce arance, ma nel frattempo i cinesi
costruiscono la nostra infrastruttura digitale del XXI secolo, noi dobbiamo porci una domanda di come stiamo nella modernità. Un geografo tedesco dell'Ottocento scrisse: gli imperi in ascesa costruiscono strade, gli imperi in declino costruiscono muri. Così faceva l'impero romano, che mandava le legioni e gli ingegneri. E quello che sta facendo Xi Jinping, non esiterei a definire il suo un progetto neo-imperiale. Non sono convinto che l'Italia con quell'accordo abbia ottenuto delle condizioni di reciprocità sufficienti. Il livello di... esportiamo le arance, ha detto il governo, sì. Abbiamo riempito qualche aereo di arance. Presidente, però sappiamo che con l'Italia ha chiuso accordi per 2,5 miliardi, mentre con la Francia in 5 minuti ha firmato un accordo da 30 miliardi. C'è una bella differenza. Beh, è semplice, perché acquistando i 300 aerei francesi mi davano un omaggio. E qual era? Per ogni aereo c'era in omaggio uno spremi agrumi elettrico per le vostre arance. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Zero. Zero è il numero che ci fa più paura, perché zero è la previsione di crescita che calcola Confindustria. In Italia si è registrato un rallentamento dell'attività economica nell'ultimo scorcio dell'anno scorso, proseguito anche nei primi mesi del 2019. Parola del governatore di Banca Italia, Ignazio Visco. C'è una crescita bassa, un debito molto alto e una difficoltà a trovare anche il lavoro giusto. A rincarare la dose... e l'ufficio studi di Confindustria, crescita zero. Il primo numero è zero, zero crescita, ha detto Confindustria. Fatemi sentire il Presidente. Arriveremo a una crescita zero per il 2019. Questa crescita zero è il numeretto che ho cerchiato in giallo, è il risultato di una domanda interna ferma o negativa, di una domanda esterna che invece un pochino regge. Presidente Monti, il numero zero che cosa le evoca a lei? Il numero zero. Mi evoca la totale mancanza di riflessi, quindi riflessi zero, dell'attuale governo sui temi dell'economia, perché non toccano per ora i sondaggi e quindi non esistono. Le preoccupazioni di Confindustria sono le nostre preoccupazioni. Quei report ci dicono che esiste una strada che passa per le esportazioni, per lo sblocco dei cantieri, passa per gli investimenti nelle imprese, soprattutto le piccole e medie che rappresentano il 99% del nostro tessuto politico. Dati che hanno innescato l'ennesima polemica all'interno della maggioranza, con il vice premier Salvini che ha evocato i gufi di renziana memoria. L'ho detto anche agli amici Confindustria che dicono: ah, paese fermo, crescita zero. Ragazzi, fateci lavorare, siamo qua da poco, abbiamo fatto mosse economiche da quota 100 alla flat tax, al reddito, allo sblocca cantiere, i soldi ai comuni, che vedranno i loro effetti ovviamente nei prossimi mesi. Amici di Confindustria, dateci una mano a far crescere questo paese, non quelli che portano solo i no, i signor no, i signor disastro, no, non c'è, a noi piacciono le proposte. Credo che il capo di un governo, quale è Salvini di fatto, dovrebbe invece con un po' di umiltà rendersi conto che c'è un problema enorme, che ci sono pochi mesi per intervenire, per invertire la tendenza dell'economia italiana, che i provvedimenti che sono stati annunciati devono prima o poi prendere forma con qualche sostanza e che forse su alcune politiche e alcune scelte della legge di bilancio bisogna anche tornare indietro. Dobbiamo stare tutti tranquilli, l'Italia è un paese che in questo momento, come altri, sta risentendo di una congiuntura sfavorevole, c'è una guerra dei dazi in corso, ma è un paese con saldi fondamenti economici. Crescita a zero, debito, deficit fuori controllo e soprattutto un quadro che probabilmente costringerà la maggioranza a cercare da qui a settembre un sacco di soldi per evitare che l'economia vada ancora peggio. Di fronte a questi dati, Presidente Monti, che cosa deve fare il governo urgentemente, proprio urgentemente, secondo lei? Accorgersene, prima cosa. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà.
Ogni volta che gli dico queste cose mi sento male. Sono saliti sul pullman. Appena sono saliti, l'autista ha chiuso le porte con la prima porta, l'ha chiuso con delle catene, il lucchetto, e ha fatto uscire la pistola e il coltello. Pronto, signore? Sì. Mi chiamo Adam e la mamma, ci stanno rapendo in un pullman e non ci lasciano. Ci minacciano con il coltello. Mandami subito una pattuglia a zero, subito, veloce a zero. Poi, quando stavamo andando, ha detto ai prof di ritirarci i telefoni. Ha ritirato tutti i telefoni e porta quello di Rami, perché Rami l'ha nascosto in tasca. E quando l'ha nascosto me l'ha passato a me. Ma chi è che vi sta tenendo in ostaggio? Il guidatore ha un coltello in mano. Ci servono altre indicazioni. Certo, signore, però vi la prende. Chiama qualcuno, non è un film questo. Quel giorno, sul pullman, insieme ad Adam, a chiamare i soccorsi c'era anche il suo amico Rami, nato in Italia da genitori egiziani. C'è un ragazzo che si chiama Rami, che in modo furbo, in modo molto intelligente, riesce a nascondere il suo telefonino, a far partire tutto questo intervento e a salvare tutti i suoi compagni. Ecco, ma lo stesso ragazzino pone oggi una domanda. Lui dice, io voglio la vorrei la cittadinanza non solo per me, ma per i miei fratelli, per la mia famiglia, per tutti. Ieri Salvini ha spiegato perché prende tempo sulla cittadinanza a Rami, uno dei ragazzini che ha salvato i compagni di scuola dalla strage. Guardate cosa ha detto. Mi piacerebbe molto dargli la cittadinanza, ma stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso per valutare la possibilità di farlo. Se io do la cittadinanza a un ragazzino di 13 anni, devo avere la matematica certezza che automaticamente la cittadinanza non vada a qualcuno che ha dei precedenti penali. Questo ragazzino ha detto una cosa molto naturale. Si è preoccupato non solo di se stesso, a cui peraltro tutti vogliono dargliela perché gli riconoscono il gesto di eroismo, si è preoccupato dei fratelli, degli amici, cioè si è fatto una domanda, ma perché non devo essere cittadino italiano? Chi glielo spiega a questi ragazzini? Luigi Di Maio ha detto che me la dà, ma Salvini non vuole, fa quello che vuole. Ma gli dico, cioè, ma sta cosa, ma se tutti questi morivano, volevo vederti cosa facevi. Questa è una scelta che potrà fare quando verrà eletto parlamentare, per intanto la legge sulla cittadinanza va bene così com'è. Io credo che una volta tanto abbia sbagliato i tempi, ha sbagliato la comunicazione. Non credo che esista un italiano sano di mente che non avrebbe detto immediatamente sì alla cittadinanza per meriti speciali. Non credo che si possa aprire l'opportunità di discutere di questa cosa. Assolutamente no. Io veramente sono già italiano, vivo qua, sono nato qui, gioco con i miei amici qui, ho gli amici qui. Però io tifo anche al Milan. La cittadinanza è una cosa a cui probabilmente neanche pensavi. Sarebbe meglio avere la cittadinanza, però sta al governo decidere. Se la danno sarebbe meglio, però se non la danno io sono sempre italiano. Allora, il pressing su Salvini per la cittadinanza a Rami, il piccolo eroe dello scuolabus. E quel merito gli va riconosciuto. Rami va assolutamente concessa a lui, a Adam, la cittadinanza. Perché vede, la cittadinanza è un percorso. In questo caso se la meritano perché hanno compiuto un gesto eroico. Hai chiamato Carabinieri di crimine, ha detto Salvini l'invito tuo figlio domani con sua compagna per la prendere cittadinanza. Comunque sono felice, contento di questa notizia, danno cittadinanza per mio figlio. Dichiarazioni nuove del ministro dell'interno Salvini, questa apertura di HuffPost. Finalmente, come abbiamo detto, dice sia la cittadinanza per Rami, e poi è arrivata una notizia da fonti del Viminale sul bus dirottato. Salvini ha invitato al Viminale 12 carabinieri e 5 ragazzi della scuola media. Come ha fatto a convincere Salvini a dare a Rami la cittadinanza? Ho abbastanza strumenti di persuasione. Ci sono buone notizie nell'aria, perché Salvini ha detto, beh certo, a Rami la cittadinanza gliela daremo, immagino che la daranno pure Adam, voi che avete capito? Però adesso non abbiamo capito niente. Salvini dice che c'è una disgustosa strumentalizzazione per fare battaglia politica. A chi si riferisce Salvini? Immagino a se stesso, visto che non ho mai visto un voltafaccia così rapido rispetto alle sue prime dichiarazioni. I politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti pensano alle prossime generazioni, i nostri politici pensano al prossimo sondaggio, addirittura al prossimo tweet e al numero di like che otterrai. La tecnica di Matteo Salvini è quella, diciamo, che giustamente stamattina Crippa definiva quella del pelo del gatto.
si liscia il pelo del gatto, se il gatto si gira si cambia il verso della mano. C'è un elemento su cui dovremmo vergognarci tutti noi che facciamo questo mestiere. Quella vicenda è imbarazzante. Tre bambini, di cui due non ancora italiani. Uno italiano e quell'italiano nascosto, tenuto nascosto, sempre nella stessa logica che la vera notizia è quando l'uomo morde il cane. I ragazzi tornano a studiare, il professore tornano a insegnare, il carabinieri tornano a vigilare. La cittadinanza è una cosa seria, si dice sì quando si hanno tutti gli elementi perché si possa dire sì, concessa al ragazzino senza che venga estesa a tutto quello che ci sta intorno. Punto. Non fatemi dire altro. Non è la giornata per dire altro. Presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Ecco qua, Verona via tra le polemiche al congresso mondiale delle famiglie, Gandolfini, aborto, omicidio, la legge 194 non aiuta. La famiglia con la maiuscola, con tutta la sua retorica e il suo mito, è un'invenzione. E che ogni famiglia è una storia a parte. Vado al congresso delle famiglie. Non per negare diritti a nessuno. Tra i temi forti ci saranno anche la difesa della vita, un no all'aborto e le coppie omosessuali. Perché adesso, perché sia per la famiglia, sia fascisti, non si capisce. È un'università aperta a tutti, ci sono anche le coppie, diciamo, omosessuali che girano in città. Sono stati aggrediti in piazza Bra, sotto l'arena di Verona. Erano circa le 11:30, avevamo semplicemente la mano, non è che abbiamo fatto carezze, baci, non abbiamo provocato nessuno, e questi ragazzi hanno incominciato a insultarci con frasi orribili e culatoni merda, froci. Ognuno nel privato può fare quello che vuole, soltanto che nel congresso noi vogliamo parlare della famiglia, papà, mamma e bambini, perché è il pilastro della società. Secondo me lì a Verona ci sarà un concentrato di sessismo, maschilismo, misoginia, omofobia e un rigurgito proprio retrogrado, bigotto. Ryan Brown, che è il capo del World Congress of Families, afferma quanto segue. L'omosessualità è illogica e degradante per l'animo umano. Allora, un'affermazione così, io penso che non sia molto condivisibile. Dare del... Quelli che non ha il patentino dell'amicizia con gli omosessuali, onorevole Boldrini. Abbiamo tutti. No, scusi, posso parlare, però ma lei mi interrompe sempre. Ma perché lei. No, però scusate, no, scusate. No, ma posso. Citiamo il pezzettino. Queste citiamo cose ormai giornalisti, ma commentatori. Ce li hanno già detto. Questo è il tema. Quello che poi raccontate su questo congresso, non so da dove l'avete preso, ma signori, mi pare un po'. Lo so, le cito l'arciprete della Chiesa Ortodossa russa, Smirnov, che ha definito assassine e cannibali le donne che decidono di abortire. Okay. Citate sempre lo stesso. Gandolfini è una persona che non ha mai detto cose. Posso citare lei, onorevole Meloni? Un attimo, voglio sapere qual è la sua idea. Rispondere. Adesso le do la parola. Adesso glielo spiego qual è la mia idea. Qual è la sua idea di famiglia tradizionale? Visto che lei vive che dite... more uxorio col suo compagno, ha fatto una figlia, non si è sposata, dove sta tutta sta modernità in questa roba? Io diciamo sono d'accordo con Scanzi, sono d'accordo sul fatto che la gente non si deve fare gli affari tuoi. Luigi Di Maio ha parlato di si prepara un festeggiamento di un nuovo Medioevo, io non ci andrei mai. Il fatto che, mi perdoni, il Medioevo è stato uno dei momenti più alti di rispetto della cultura, della trasmissione, diciamo, del sapere. Diciamo che una famiglia medievale oggi non vorrei riprodurla, ecco, diciamo. Non so se qualcuno qua, non so, magari... Parlare di sfigati o di Medioevo, come ha fatto il vice premier Di Maio, per un contesto come questo, direi che il Medioevo è da tutt'altra parte, Medioevo dove la donna viene lapidata perché magari... e adultera, quello è medioevo da combattere, di certo non un gruppo di congressisti che si dà convegno una volta all'anno in giro per il mondo per parlare della famiglia. Chiunque ha diritto di riunirsi e di confrontarsi, quello che trovo scandaloso è che a un tale congresso vadano
autorevoli esponenti del governo. Verona, il ministro leghista Fontana dà orgogliosamente il via al congresso mondiale delle famiglie, il tramonto dell'umanità. Ecco qua, questa è un'immagine. Un convegno organizzato da persone che dicono con grande serietà che loro sono contro l'aborto, contro l'omosessualità e così via. Non ci sono dubbi, io non andrei mai, e lo voglio chiarire, non andrei mai non solo come persona, quindi personalmente, è un fatto che non andrei mai come uomo delle istituzioni. Attenzione, che qui il clima di intolleranza e repressione non è più da una parte sola. Rapida? Rapida no, perché io devo rispondere, visto che mi avete detto una serie di cose completamente false per ora. Allora, io non ho un approccio confessionale a queste materie, io ho un approccio laico a queste materie. Quello che si dice su questo congresso è falso. Io, che si dica a me che io voglio andare a un congresso dove le donne, dove vogliamo convincere che le donne devono stare a casa a stirare, signori, vi comunico ufficialmente che qui l'unico segretario di un partito donna che esiste in Italia si chiama Giorgia Meloni. E quindi è difficile spiegare a me che io voglio, perché non è quello che viene detto nel congresso. Ve lo siete inventato voi. Ve lo siete inventato voi, perché contro questo congresso si è messa in moto la internazionale del politicamente corretto. Oh, mamma mia! La famiglia nella storia umana è largamente la storia di un contratto economico. L'amore come fondamento della famiglia è un'invenzione assolutamente recente e credo che questo sia destinato a cambiare tutto, compresa la possibilità che se si amano due uomini o se si amano due donne possano mettere su famiglia. Coraggio, tra una settimana a Verona ci sarà il Vinitaly per dimenticare. Mi sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Caos metro a Roma, chiuse anche le stazioni Barberini e Spagna. Metro A chiusa stazione Furio Camillo per guasto tecnico, i treni transitano senza fermare pure a Furio Camillo, è una roba che si espande a macchia d'olio e fa più fermate il Frecciarossa a Roma Milano che a metro A. È ancora chiusa da ottobre, 20 ottobre del 2018. Dal 23 ottobre. Ma lei lo sa perché è chiusa? Dicono per problemi di pezzi per la scala. Cioè manca un pezzo, manca lo devono pezzo. Fare ex novo. Sì. Io ho chiesto all'ATAC una cosa, di valutare se ci sono i requisiti per risolvere immediatamente, quindi sciogliere immediatamente il contratto con la ditta che fa manutenzione su questi impianti. Qui la fermata metropolitana di Repubblica, di Barberini, di Piazza di Spagna, sono chiuse da tempo. E allora inauguriamo la nuova linea della metropolitana, la linea R. Yeah, guarda che vagonata. Yeah. R mi sta per Risciò, ma anche per Raggi. Ma come fa una scala mobile? Me lo spieghi? Non sono io un tecnico. A casa mia, se non mi succede una roba... Sono un tecnico, cioè, cinque questo mesi. Allora, due mesi la magistratura. Questo lo spiegheranno i tecnici alla procura. Buongiorno signora, la 7 TV, stiamo inaugurando la linea R della metropolitana. La linea R sta per partire. No, sta per Risciò, anche per Raggi. Ringrazio la Raggi, che è tanto bravo. Anziché di fare funzionare la metro, siamo costretti a camminare a piedi. Qui invece siamo alla stazione Barberini, da tre giorni la stazione metro è chiusa. Attenzione, portatevi la nuova metro R di Roma! Next stop Barberini! Buongiorno signora da 7 TV, vuole fare un giro sulla nuova metro di Roma? Interessa? Sì. Dove dovete andare? A San Giovanni. No, a San Giovanni no, noi le possiamo portare a Piazza di Spagna, poi lì si arrangia. Va bene. L'ATAC ha disposto la chiusura anche della stazione Spagna e la decisione è stata presa al fine di svolgere ulteriori controlli perché sono le scale mobili della stessa tipologia di quelle presenti a Barberini. Questa è la nuova metro R. Ci fortuno prego, non mi fido. Non si fida. Ma che è uno di quelli che ha votato le stelline? Io ho votato. Bravo, complimenti. Comodo questo, attenzione parola questo, eh. Grattiamo su. Arriva il Papa martedì, le dà una benedizione che credo che sia la cosa migliore. Città, in tutta la città. Sì, ma anche a voi che... se l'è meritata, perché dopo tutte queste situazioni trovi il sorriso almeno. Sono molto contenta e siamo, devo dire, tutti molto emozionati per questo che sarà un incontro storico. La sindaca Raggi a colloquio con Papa Francesco, non t'azzardà, chiude pure Ottaviano che te vanno tutti i pellegrini sotto al terrazzino. Ricordiamo che Ottaviano è la fermata di Roma più vicina al Vaticano. Provatela tutti, la nuova metro R di Roma. Pronto. Mi perdoni, signor poliziotto. Una deve togliere il make-up, due fa tutto senza questo, perché questo è un'area pedonale.
va bene, perché la fermata a Spagna comunque è chiusa, no? E allora cercavamo di dare un servizio legato a Caspigne, tocca scendere Spigne. Sì, ci aiuti pure. Grazie. Grazie. Forza la municipale, forza la Raggi sempre. Grazie, arrivederci. Presto, presto.